come ogni anno in Piazza Gaiole, la nostra sede, diciamo, esterna alla cantina, e preferiamo perché abbiamo un legame forte con il comune che ci ospita e siamo molto felici ogni anno di rinnovare la nostra festa del cavò partendo da questo gioco, ovvero dal Gaiole Wine Contest. Tra poco inizierà il gioco, sono 5 vini, quindi c'è una bollicina, un vino bianco e 3 vini rossi da indovinare e quindi da scoprire. È un gioco, ma fa parlare anche di vino, è cultura, ci sono sensazioni diverse, palati diversi che si mettono in gioco per trovare il vincitore anche quest'anno, o vincitrice, che avrà la possibilità di guadagnarsi il famoso calice d'argento di Brandy Marte di Firenze, ormai diventato il simbolo del Gaiole Wine Contest. Abbiamo, come tutti gli anni, una giuria d'eccezione con diversi giurati ormai noti agli appassionati del vino, tra cui la madrina, che è la responsabile della comunicazione del nostro consorzio Chianti Classico. Occasione questa di stasera a Gaiole in Chianti, grazie all'azienda Capannelli, uno dei 500 soci del consorzio Vino Chianti Classico, il consorzio più antico d'Italia, nato nel 1924, ben 100 anni fa. All'epoca, il 14 maggio del 1924, 33 produttori, i nostri padri fondatori, hanno deciso di unirsi per proteggere, tutelare, promuovere la denominazione che all'epoca era il Chianti, fondando il Consorzio per la tutela del vino tipico del Chianti. E già all'epoca scelsero un simbolo, una scelta lungimirante, perché in un mondo che adesso parla solo attraverso le immagini, all'epoca i nostri padri fondatori hanno scelto il gallo nero come simbolo della denominazione. Un simbolo che è rimasto per 100 anni il simbolo di questo territorio, della denominazione del vino Chianti Classico e anche degli altri prodotti come l'olio DOP Chianti Classico. Stasera ho l'onore e l'onere di essere il presidente di giuria di questa simpatica iniziativa, una iniziativa che prevede appunto una degustazione popolare, perché poi partecipano un po' tutti gli ospiti appunto di questa manifestazione, che assaggiano 5 vini alla cieca, bollicine, un bianco e 3 rossi, e la sorpresa è appunto poi di capire chi sarà il vincitore. È un'iniziativa bellissima perché ancora si ripone l'attenzione sul prodotto principe di questo territorio, che è il vino. Ovviamente nella gara ci sono dei vincitori, avremo dei vincitori parziali, ovvero ogni vino, ogni categoria di vino avrà un suo vincitore, e poi ci sarà un vincitore assoluto che ovviamente sarà colui che avrà guadagnato il massimo punteggio rispetto ai 5 vini in gara. Siamo assolutamente felici di essere nella piazza di Gaiole perché tutta la piazza collabora con noi alla realizzazione di questa festa del Gaiole Wine Contest, e quindi è un po' il senso di appartenenza a Gaiole che ci identifica sia nei nostri vini sia nella comunicazione che noi cerchiamo ovviamente ogni giorno di offrire ai nostri clienti e appassionati di Capannelli.